Vi rendete conto che in una televisione nazionale Sasha Volkov poteva parlare di qualsiasi cosa, degli Atlanta Hawks, della guerra, di quello che volete voi, e ha parlato: la mia esperienza più bella in Europa è stata Reggio Calabria. Questo fa riflettere, però, coach. Ma sai, io con Sasha avevo e ho un rapporto particolare, anche se poi abbiamo lavorato assieme solo un anno. E bisogna tornare, per parlare di Sasha bisogna parlare di Michael Young, perché Sasha è arrivato per sostituire Michael Young, anche se poi non erano dello stesso ruolo, però chiaramente avevamo fatto degli aggiustamenti, c'era stato il ritorno di Donato Avenia. E Michael Young E fino Gustavo a all'ultimo, Roma, e Gustavo Dolotti a Roma. Michael Young, io sentivo, aveva un'offerta da una squadra di Eurolega con cui poi ha vinto l'Eurolega Limoges. e io sentivo periodicamente, sistematicamente Maliković, che era l'allenatore di quella squadra, che mi diceva, ma non capisco, Young ha la possibilità di venire in una squadra di Eurolega, abbiamo la possibilità di vincere e lui finché ha speranza preferisce restare a Reggio Calabria. Questo per dire che non è solamente Sasha Volkov che ha ottimi ricordi di Reggio, ma anche Michael non se ne sarebbe mai andata se non fosse stata per volere del suo allenatore, no? Che aveva fatto delle scelte diverse legate, come sempre, poi alla programmazione, a cercare di migliorarsi. Quindi il legame, anche Michael, che era stato con noi un anno e mezzo, però aveva lo stesso legame, ha lo stesso legame con Reggio. Sasha poi è venuto a Reggio, conquistato da Reggio, perché probabilmente la storia io l'ho già raccontata, però insomma, mi prendo qualche minuto per ripeterla. Sasha era con la nazionale russa allora, alle qualificazioni per le Olimpiadi del 92 a Saragozza. Le Olimpiadi si disputavano a Barcellona, doveva giocare il preolimpico, e io ero andato là di persona proprio per cercare di convincerlo a prendere in considerazione Reggio, perché lui rientrava dall'NBA, aveva offerte dalla Grecia, aveva offerte dal Real Madrid, anzi, chiamiamoli così, i diritti sul suo contratto li aveva Real Madrid. Però è stato, innanzitutto mi ha dato una grande prova, ha dimostrato una grande prova di grande rispetto e di amicizia nei miei confronti, perché ha creduto nelle mie parole e quindi è venuto a Reggio. Prima di dire di no, è venuto a Reggio. E poi quando è venuto a Reggio, una volta conquistato appunto il pass per le Olimpiadi, in attesa di andare poi alle Olimpiadi, è venuto a Reggio qualche giorno ed è stato letteralmente conquistato da Reggio, come d'altra parte capita a tutti quelli che arrivano a Reggio per la prima volta e vengono travolti dal calore, dal mare e da tutto quello che Reggio offre. Quindi appunto molti me lo chiedono, Volkov è arrivato e ha scelto Reggio che poteva andare a Olympiacos, a Panathinaikos, a Real Madrid, cioè addirittura Real Madrid deteneva i suoi diritti. E lì dobbiamo ringraziare Piero Costa, perché chiaramente Piero Costa aveva un'amicizia con il presidente del Real Madrid e quindi questo ci ha aiutato molto nel liberare Sasha dal suo impegno con il Real Madrid. Però, al di là di questo, però Sasha poi ha scelto Reggio Calabria. Scelto Reggio Calabria, dire come si è trovato, chiaramente io l'ho visto nell'occasione della partita contro l'Italia, però non ho sentito la sua intervista, però so il suo pensiero, quindi immagino che cosa possa avere detto sia lui che Alla, perché c'era anche Alla con lui, la sua moglie. Sua moglie parla italiano, l'ha imparato Reggio, molto meglio di quello che parla Sasha. Sasha lo capisce, però non diciamo che ha un po' più difficoltà a parlarlo, mentre invece Alla lo parla non in modo fluido, però insomma lo parla. E quindi anche Alla ha mantenuto un ricordo con Reggio, con le persone di Reggio, e lo manifesta sempre. Non solo, ma l'anno in cui lui poi andò a giocare in Grecia,
l'estate successiva tornò a Reggio e stette a casa mia con Alla una decina di giorni. Festeggiamo assieme perché abbiamo l'anniversario di matrimonio molto vicino. Io festeggiavo allora, quindi parliamo di 29 anni fa. Io allora festeggiavo 25 anni di matrimonio, lui festeggiava 10 anni di matrimonio e si fece a casa mia una grande festa dove anche lì, come in occasione della promozione, praticamente partecipò tutta Reggio perché era a cancelli aperti. Quindi, e queste sono le cose con cui Reggio ti conquista, perché quando tu hai la possibilità, insomma, di godere di un giorno felice, no? Che può essere una promozione, o può essere anche quindi un fatto sportivo, oppure un anniversario, come era quello, però poi Reggio partecipa e non ti lascia mai solo, e quindi ha il piacere, ecco, di stare con te nei momenti in cui tu sei felice e condivide con te volentieri quella che è la tua velocità. Per cui credo che Sasha lo ha dimostrato, l'ha detto a parole, però con i suoi comportamenti e con il suo chiedere sempre, ogni volta che c'è occasione di sentirci, di Reggio, dimostra quanto amore ha Appena ci per saluteremo, le manderò questo pezzettino dell'intervista e sono sicuro che lei si emozionerà, anche se sa benissimo i contenuti, la persona molto meglio di tutti, quindi non c'è da stupirsi, però detta lì, detta al TG della Rai, sinceramente a me ha messo dei brividi di piacevolezza non ero al corrente di incredibile. questo perché a quella partita era presente Ale Nava, Sì, lo che so. era venuto per vedere la partita e poi si era incontrato appunto con Sasha, e quindi di quel loro incontro mi erano arrivate solamente delle foto. Sapevo che Sasha sarebbe stato intervistato dalla Rai perché avevano programmato questa intervista. E era stato Sandro De Paul che mi aveva chiesto proprio il numero di Sasha per potersi accordare, però poi non ho. No, ecco, mi manca un pezzo, quindi se mi mandate Le un'intervista. mando il pezzo, sì, anzi, se riesco, forse riusciamo pure a mandarla adesso mentre io parlo con lei. Può essere considerato uno dei più grandi giocatori europei degli anni 80-90, uno di quelli che ha segnato la storia del basket continentale come pochi, abbattendo delle barriere per tutti inavvicinabili. Alexander Sasha Volkov è stato il primo giocatore dell'ex Unione Sovietica a debuttare in NBA nel 1989, l'anno dopo aver vinto l'oro olimpico a Seul. C'erano molti giocatori che potevano farlo, penso a Sabonis. Io e Marciulonis avevamo un forte desiderio di provarci ed essere stati i primi è qualcosa che mi riempie di orgoglio. Sono contento della scelta che ho fatto. Presidente onorario della federazione in Ucraina, tra le tante esperienze avute come giocatore, Volkov conserva un posto speciale alla stagione 92-93, quando vestì la maglia della Viola Reggio Calabria. Quella stagione rappresenta la più bella della mia carriera. Il calore della gente, sia quando giocavo a Reggio Calabria, sia in trasferta, è qualcosa che mi porterò sempre dietro. Tornare in Italia per me è come tornare a casa. Un anno fa, Volko inviò una foto al suo amico Dino Meneghin in tuta mimetica con un fucile. La Russia aveva appena invaso l'Ucraina. È stato un periodo durissimo. Nessuno si aspettava l'invasione della Russia. Tutti quelli che avevano un'arma hanno provato a dare una mano. Io avevo un vecchio fucile da caccia e ho provato a proteggere la mia gente. Domani la sua nazionale scenderà in campo contro l'Italia per continuare a sperare nel mondiale. Avevo ragione? Emozionante? Emozionante, veramente.